Allora, idea romantica del talent scout che va nel localino non esiste, ve lo dico già. Soprattutto nel mondo di oggi, perché c'è una signora piattaforma che si chiama Spotify e un'altra signora che si chiama YouTube che ti permette di fare quel lavoro che si faceva prima in un'altra maniera. Poi, nel caso di un'azienda grossa come Carosello, non sei tu che vai a cercare, ma sono le persone che vengono e si banalmente si propongono. Quello che scegliamo noi, i criteri, tu vuoi sapere i criteri in base a cui noi, con cui noi scegliamo gli artisti? Ascoltate magari per caso su Spotify, su Spotify. Sì, succede, succede tantissimo. Oppure ci sono altre dinamiche magari sotto. Le dinamiche possono essere diverse, nel senso può succedere quello che hai detto, nel senso che nella New Music Friday è un po' difficile, però nella scuola indie, la playlist di Spotify, ad esempio, quella è una playlist che si guarda molto, che è praticamente l'indie, però non mainstream come dei giornalisti Coez Calcutta, ma tutto il sottobosco che è tanto. E magari se il ragazzo, la ragazza, la band ha il culo di, perché poi tutta lì sono scelte editoriali delle playlist di Spotify, cioè non c'è, scordatevi la cosa che c'è qualcuno che paga per andare nelle playlist, non è così che funziona. Lì ci sono banalmente 3-4 editori in Spotify che praticamente governano il mercato musicale attuale e decidono chi inserire nelle playlist o no, e per noi discografici quella è un'ottima vetrina, cioè tu lì vedi cosa c'è, cosa non c'è. Un'altra vetrina molto importante, se c'è qualcuno di voi che fa l'artista, vi consiglio caldamente di curare, è Instagram. Perché la prima cosa che io personalmente faccio, forse più che vedere la canzone, vedo l'artista come si comunica. E ci sono dei progetti fighissimi che poi non riescono a comunicare, non riescono a... Perché ragazzi, non è solo la canzone che fa l'artista, c'è tutto il mondo a 360, cioè non è solo quello. Ecco, questa era una cosa che l'abate diceva: la canzone è forte, ho capito, ma tu non sei forte come personaggio adesso. Ora, poi noi non siamo i discografici che ti creano il personaggio sopra, ma anzi noi cerchiamo di potenziare quello che c'è alla base, no? Però sì, la comunicazione sui social è importantissima. Io parallelamente a la demo che mi arriva, o SoundCloud che vado ad ascoltare, o questo è un segreto ma fate finta che non ve l'ho detto, però su Facebook ci sono tante community di appassionati di musica e che sono molto attenti. Me ne dico una, tipo Indisagio, non so se qualcuno è dentro Indisagio, però Indisagio è una community indie grossissima ormai, e molte volte gli utenti dicono: oh, ma questo l'avete ascoltato? Tu, discografico insider, dici: perché questo tizio ha catturato l'attenzione, si è interessato a questo progetto sconosciuto, e magari te lo vai ad ascoltare, ad esempio. Però dopo che vai a fare l'ascolto, vai a vedere come si comunica. Poi ci sono artisti che possono avere anche 500 follower, non è quello che ci interessa, cioè non siamo un'agenzia di influencer, ci mancherebbe altro. Anzi, noi abbiamo artisti che hanno numeri anche sui social bassi, però poi sul live ti fanno un mare di concerti. Diodato, uno per citarmene uno. Però sì, noi facciamo questo. Poi ovviamente un'altra modalità è il manager che scrive a me o al mio capo e dice: io ho questo progetto da farti ascoltare. Può succedere. Oppure nel caso di artisti big sono in scadenza con dei contratti, quindi si fa il giro delle cinque chiese, come si chiama. Quindi se io ho un contratto con Sony, però non mi sto trovando bene, il contratto è in scadenza, io manager ho tutto il diritto di andare a vedere che cosa mi offrono gli altri, quindi magari può succedere questo. Questo, ragazzi, non c'è un... Poi può essere anche la cosa del localino, può capitare. Noi avevamo preso un duo, che però si è sciolto, che si chiamavano Yombe, facevano elettronica, molto fighi, e li avevamo presi perché avevano partecipato a un contest di Bex,
che noi, di cui noi gestivamo la parte artistica, perché poi avevano fatto a Milano una 3 giorni di concerti che si chiamava Bex Cheers to Independence, e quindi c'erano dei concerti, noi avevamo piazzato i nostri ovviamente in, come headliner, però in apertura c'erano questi ragazzi che erano stati selezionati ovviamente, li avevamo visti, ci erano piaciuti e li avevamo presi, banalmente. Poi si sono sciolti, ma quella è un'altra storia. Questo. Prima domanda, come fai a spingere un artista emergente? È il caso di cui che vi ho raccontato prima di Angelica o di Mike. Innanzitutto il progetto deve essere valido, ragazzi, non parliamoci chiaramente. Ci sono progetti emergenti che non sono validi o che somigliano a cose, tipo in questo momento tutti somigliano a 3 artisti che si chiamano Tommaso Paradiso, Calcutta e Coez, Gazzelle, ci glielo metto, ma anche lui comunque somiglia. Quindi c'è, cioè, o hai un elemento di novità, di comunicabilità, o è inutile. Partiamo da questo presupposto. Il caso di Mike, ad esempio, il fatto che lui fosse il primo rapper orientale in comunicazione aiuta questa cosa, non te lo nascondo. Al di là del fatto che le canzoni poi siano effettivamente valide o no. È difficile, però posso dirti come faccio io, poi magari sbagliato. Però quello che sta succedendo mi fa capire che forse è la strada giusta. Ci sono sul web tante, tantissime community, come vi parlavo prima, che non sono testate, non sono webzine o non sono mensili o non sono quotidiani, che però all'interno, anche se sono micro community, quindi 13.000 iscritti, 10.000 follower su Instagram, così, spingono molto, fanno molto pushing. E tutto questo nuovo, queste nuove community nate sul web, io le ho intercettate, le ho incontrate tutte e gli ho detto: vi va se io vi mando, vi faccio ascoltare le robe anche in anteprima? Ho creato un rapporto tra l'azienda, un'azienda istituzionale come Carosello, vecchia di 60 anni, e la roba nuova, il Faro Indie, Talassa Mag, Le Rane, Indie Italia Mag, sono tutte pagine di Instagram, ragazzi, non sono siti, non sono giornalisti, sono ragazzi appassionati di musica che spingono ogni giorno, mettono sulle stories pezzi nuovi di sconosciuti o anche di quelli grossi. Se io ho intercettato questa gente qui, che banalmente è un paragone che io odio, però è come se fossero gli influencer della musica. Dici: io ti faccio ascoltare la roba, se ti piace me la metti nelle, perché poi loro hanno le loro playlist su Spotify, fanno gli eventini, alcuni poi sono un po' più grossi, organizzano i festival, organizzano le serate, soprattutto a Milano, a Roma. Spaghetti Unplugged ad esempio è una serata che sta funzionando tantissimo a Roma e Milano, nata dal basso, cioè da un gruppo, da un collettivo di ragazzi che si è unita, appassionati di musica, e fanno suonare i ragazzi emergenti. Questo mi ha aiutato tantissimo, perché secondo voi che cosa vale di più per un progetto come Mike Lennon? La pagina sul Corriere della Sera o che chiamarsi MC oppure chiamarsi Bomber te lo posta? La seconda, ragazzi. Il Corriere fa profilo, ti apre delle porte a dei livelli più alti, ma la gente che streama, la gente che condivide, la gente che ne parla per strada o con gli amici, che sono soprattutto per il target degli artisti che abbiamo noi, giovani, non lo legge il Corriere. Poi sì, figata, io per Angelica, che è una bellissima ragazza, quindi maschietti andatevi a vedere pure, ho chiuso un editoriale di un'intervista e 4 pagine di shooting con Playboy, che ormai Playboy non è una roba cool, molto profilata, alta. Bellissimo, cioè è una figata, cioè Angelica, artista che ha piccolina, ha 4 pagine su Playboy. Ma che cosa vi cosa porta? Poi nell'effettivo, quante persone, che già sono poche quelle che, perché poi lì stiamo parlando del mercato dell'editoria, ragazzi, che lì si apre un altro mondo, perché anche lì è crisi totale. Però fa figo, fa profilo, ok? Ti serve perché magari poi quando tu vai dal brand di turno e dici: guarda che è uscito sul Corriere, che è uscito su Playboy, che è uscito su Vanity Fair, che è uscito su GQ, che è uscito su Elle, Internazionale, Panorama, queste cose qua. Però se ti devo dire quante persone che leggono l'articolo poi schiacciano il play, comprano il disco, pochissimo, ragazzi, molto poco. Però ti permette di ampliare, di costruire, di costruzione. Poi invece la parte di aumento della fanbase,
quindi gente che da non fan diventa fan, quindi la converti, diventa fan e diventa acquirente del biglietto del concerto, del bundle, del merchandising o del disco, l'acquisti con un altro genere di promo che ormai che nel 2019 è questa. Poi non ti, fino a un anno fa non era questa perché Instagram non era il media principale, era Facebook. Cambia tutto di mese in mese, ragazzi. Questo. Però mi avevi fatto la seconda domanda che però l'ho dimenticata, perdona. Sulle radio, tesoro mio. È un casino. Perché le radio grosse sono delle hit radio. Quindi a meno che non hai Littona e del personaggio stra affermato, è difficile. Ci sono poche radio lungimiranti. Una di queste è il Radio DJ, ma che a volte ti piazza. Poi devi considerare che, come hai detto giustamente tu, alcune radio hanno l'etichetta come RTL. Quindi, ma perché Bianca Zè viene passata 7 volte su RTL? Perché? Perché è un'artista baraonda che ha l'etichetta di RTL. Sa che c'è qualcosa nell'aria, tipo. Non so, è Bianca Zè che vuole replicare. Scusa! Poi, in questo ultimamente, il gruppo di radio di Radio 101, 105, Virgin e Monte Carlo sono state comprate da Mediaset. Quindi, se io vado con Angelica, però nello stesso momento esce Elodie, chi passano? Elodie, perché Elodie ha fatto Amici, FEP, Fascino, Mediaset, R105, capito? È molto difficile. All'inizio se canti e basta devi avere i pezzi. E banalmente come fai ad avere i pezzi? O collabori con qualche autore, o ti nota qualcuno tramite i concorsi, il talent, tale per cui poi si costruisce. È molto più difficile per un interprete, sembra più facile, ma è molto più difficile. Perché il cantautore scrive cose che ha vissuto, scrive cose che ha fatto lui, che se le sente cucite addosso, perché banalmente se le è cucite addosso. L'interprete è un lavoro più difficile, di cui io non ti posso dare le mie esperienze perché non abbiamo interpreti, abbiamo solo cantautori. Però una delle mie migliori amiche lavora a Universal e quindi lavora con gli interpreti, e lì c'è un lavoro molto più difficile perché c'è il lavoro di ricerca dei pezzi. Cioè tu a un interprete devi costruire sopra un'identità artistica. Poi ce la può avere. Io sono più avvezzo al soul, non canterei mai Roma Bangkok, ok? Ovviamente. Ci sono delle indicazioni che già di base l'artista ha di per sé. Attenzione, non voglio sminuire il lavoro degli interpreti, perché Mina è un interprete, insomma, non credo ci sia bisogno neanche di fare esempi del genere. Sono due cose diverse, sono attitudini diverse. Come ci sono alcuni cantautori che forse è meglio che scrivono e basta, e alcuni poi lo fanno nel tempo. Ci sono tanti artisti che hanno iniziato a scrivere e a cantare le canzoni, si sono resi conto che il loro personaggio, la loro non piace, come artista funzionano e fanno gli autori e basta. Poi ce ne sono tantissimi, ormai c'è Amara ad esempio che aveva iniziato, aveva fatto Sanremo, non è andato, poi ha svoltato come autrice. Ermal Meta, autore, cioè prima lui era nella band della Fame di Camilla, non gli è andata bene, ha cominciato a scrivere per altri e fare solo l'autore, poi ci ha rimesso la faccia facendo un po' e un po', quindi un po' scrive i pezzi per sé, un po' li dà agli altri. Ora è arrivato ad un livello tale per cui scrive solo per se stesso. Il percorso Federica, un altro esempio del genere, Dario Faini, che è un altro autore top in questo momento, lui come ha una sua carriera parallela ma fa elettronica. Non c'entra niente, lui scrive le menate Sole, Cuore, Amore, per cui c'è, poi fa elettronica, sì. E dipende anche lì. E all'inizio per un interprete è difficile, cioè o ti fai notare su YouTube, le cover sono un ottimo modo. Vedi ad esempio Asia Gergo, non so se la conosci, è una ragazza che è famosa per fare le cover dell'indie. Quindi fa le cover di Calcutta, fa la cover di Tommaso Paradiso, di Levante e compagnia cantante. E poi lei, qualcuno l'avrà notata e ha cominciato a metterle le canzoni in bocca, banalmente. Questo.